Tavantuono non mi consiglia il pallone subito, la stoppata, la stoppata. Che deve fare? Ha protestato il pubblico perché con la Toro l'ha stoppata. Che deve fare? Toni sull'esterno, ancora Toni raddoppiato alla bandierina, calcio d'angolo dice guardaline, calcio d'angolo, qui secondo me o era fallo o era rimessa dal fondo, invece guardaline da calcio d'angolo, la via di mezzo, 37esimo in corso, rivediamo, la tocca per ultimo Toni. Guarda che l'ha toccata per l'ultimo, forse. Calcio d'angolo parte Romulo. Palla molto profonda, colpo di testa, gola! Ha pareggiato il rischio del Verona, ha pareggiato il rischio con Juanito Gomez, niente da fare per Consigli, Juanito Gomez firma l'1-1 al 37esimo del secondo tempo. Ha azzeccato il cambio Valdornini, Juanito Gomez dalla panchina, evita la sconfitta per ora al Verona, 1-1. Comunque direi, come secondo tempo è strameritato il pareggio, quindi 37esimo, rivediamo, l'hanno già perso, se lo sono perso lo so che l'ha perso Canini. Canini se l'ha perso, l'ha lasciato saltare Canini e Juanito Gomez l'ha appoggiata in diagonale alle spalle di Consigli per il gol dell'1-1. Gol pesantissimo quello di Juanito Gomez sul calcio d'angolo per il quale hanno protestato quelli dell'Atalanta perché secondo loro era rimessa dal fondo. Intanto si riparte con il punteggio di 1-1, l'apertura sulla zona di sinistra per Cone, palla molto lunga, adesso una bolgia, Franco. C'è come deve essere, quindi, ma anche prima su 1-0 una bolgia lo stesso, quindi sicuramente per ora adesso vuole vincere addirittura stamattina. Pallone recuperato dalla Migliaccio, in avanti Giorgi, allontana Maglietta, Toni, la gira lunga per Caccia, occhio perché Caccia è veloce, Caccia, finisce giù, intervento, calcio di rigore, fallo e calcio di rigore rosso per Cazzola, chiara occasione da gol, esplode Bentegodi al 40esimo del secondo tempo, c'è la possibilità per il Verona di andare in vantaggio. Penso che l'abbia chiamato il guardaline, o il guardaline oppure l'arbitro di porta, vedi di bello. Tutti quelli dell'Atalanta intorno a De Marco, rivediamo, guarda, il lancio di Toni, parte Caccia. Chi sbaglia Cazzola, non deve farlo per passare avanti l'attaccante. Il contatto inizia appena fuori area, si concretizza dentro non ovviamente. Fanno c'è perché lo spinge. Si aiutano le braccia Cazzola. Ecco, qui bisogna vedere se è in aria, è iniziato fuori comunque. Episodio veramente molto dubbio. Jorginho pronto sul dischetto del rigore? Voleva calciare Caccia sul dischetto del rigore. Beh, li ha sempre calciati lui il ragazzo, quindi c'è. Tutto pronto, 41esimo adesso, calcio di rigore a favore del Verona, cade il silenzio su Bentegodi, tutti in silenzio per il calcio di rigore del Verona, pronto Consigli, pronto Jorginho, prega Mandornini, fischia l'arbitro, parte ora con il destro e trova il gol del 2-1, è cambiato tutto nel giro di pochi minuti, il Verona grazie al rigore conquistato da Caccia adesso è avanti 2-1, un calcio di rigore diciamo anche tirato bene, no? Beh sì, era tra palo e ferro, difficile per portiere pararlo anche se l'ha intuito. Il turbe per Moras, questo è il cambio tra poco. Il cambio, il turbe per Moras. Si entra Moras, esce turbe. Un difensore e un attaccante. Jorginho dunque incrocia molto bene e mette nell'angolino per il gol del 2-1. Bello il calcio di rigore oggettivamente. Il trappalo è, guarda, il trappalo fa impossibile per portiere, anche se l'ha intuito non puoi prenderlo. 2-1. Poi il bello forte, Mandornini che non guarda. La preghiera di Mandornini, si vede bene in questo replay l'emozione dell'allenatore Verona che poi chiede subito il cambio, un difensore Moras per Iturbe. Volevo fare un salto da Giorgia a bordo campo per le reazioni lì delle due panchine all'episodio del calcio di rigore. Giorgia. Beh, ovviamente grande delusione per la panchina dell'Atalanta, invece Mandornini ha saltato Vigega come un pazzo. Gli sono saltati tutti addosso, pensate che
Mandorlini una decina di minuti fa stava per togliere Jorginho perché l'aveva visto tanto tanto stanco e stava per far entrare Donatella, poi ha deciso di aspettare, infatti ora parlando col suo vice ha detto: hai visto, ho fatto bene a tenere dentro Jorginho. Sì, un bel retroscena questo di Jorginho, doveva uscire e in effetti insomma ha ragione Roberto Bordina perché ha fatto bene a tenerlo dentro. Comunque l'errore di Cazzola è stato di far rimbalzare la palla.